Nome. Roberto. Frida. Cognome. Casati. Brioschi. Professione. Sono direttore di ricerca del CNRS all'Istituto Unico all'École Normale Supérieure a Parigi. Consulente, mi occupo di web. Cosa fa nel tempo libero? Sto con le mie figlie, 7-9 anni. Non ho tempo libero, per cui il problema non si pone. Percorso di studi. Laurea in filosofia alla Statale di Milano, dottorato di filosofia a Ginevra. Ho fatto il liceo scientifico e poi ho studiato informatica all'università. Altre esperienze formative? La Scuola Politecnica di Design a Milano. Ho fatto un corso di specializzazione a Cefriel per gestori dell'innovazione. Ultimo libro che ha letto? Economisti che sbagliano di Alessandro Roncaglia e Una lampada tra i denti di Christos Christopoulos, entrambi legati alla crisi, l'ultimo alla crisi greca soprattutto. Clive Cussler, ma non ricordo il titolo, ovviamente. Ultimo film che ha visto? Il passato di Asghar Farhadi era passato a Cannes recentemente. Non me lo ricordo più. Il mio problema è che mi addormento durante il film, figuriamoci ricordarmi il titolo. Sito internet preferito? Qui faccio lo spelling perché imslp.org è un sito che è una specie di wiki di spartiti musicali fuori diritti. Se non dico Wikipedia, qualcuno mi picchia. Wikipedia. Libro. Libro, servirebbe una definizione per ogni tipo di libro, per il ricettario, per l'enciclopedia. Nel caso del saggio, che è quello che mi interessa di più, è una tecnologia che serve a concentrare informazione, a memorizzarla e comunicarla, ma soprattutto che permette il riesame attento delle argomentazioni. Un oggetto da leggere. Scuola. La più importante invenzione culturale di tutti i tempi. Ah, il posto, il luogo preposto per eccellenza all'apprendimento. Istruzione. Vedi la risposta a scuola. L'insieme delle pratiche che mi insegnano qualcosa? Forse è tautologico. Cultura. La cultura è un insieme di credenze e di pratiche che ha una certa stabilità. Qualcosa che ci stiamo dimenticando e che stiamo trascurando terribilmente. È una non definizione, però. Tecnologia. Progetto È un modo di fornire soluzioni sistematiche a problemi che hanno delle soluzioni. per quelli che non ce le hanno? Non c'è una soluzione tecnologica. Qualcosa di cui non possiamo vivere senza. E di cui siamo pieni per qualsiasi scopo al giorno d'oggi, dall'apprendimento al lavoro al tempo libero, sembra che non possiamo fare più niente senza la tecnologia. Nativo digitale? Allora, qui c'è una definizione blanda che non serve a nulla, che è uno nato dopo il 1995 o giù di lì. Poi ce n'è una meno blanda, che è uno che usa con facilità gli strumenti digitali, però a questo punto anche i nonni sono ormai dei nativi digitali. È una definizione ambiziosa, è uno che parla digitale come io parlo italiano, però questa è un'invenzione retorica, non si applica a nessuno e non esistono i nativi digitali in questo senso ambizioso. Ah, convenzionalmente sono quelli nati dopo il 2000. Tendenzialmente sono ragazzi o giovani che hanno particolare dimestichezza con le tecnologie e col web. Secondo la vostra esperienza e le informazioni di cui disponete, è possibile determinare un rapporto tra cultura e istruzione e partecipazione politico-sociale? Guardi, io non credo molto a teorie del complotto in generale, a questa non ci credo in particolare perché l'istruzione pubblica ha diverse centinaia di migliaia di persone che lavorano per lei, quindi chiaramente lo Stato non sta cercando di mantenere nell'ignoranza i suoi cittadini. È vero che comunque il rapporto tra partecipazione democratica, tra qualità della vita democratica in una società molto complessa come la nostra e istruzione è un rapporto importante. C'è comunque un libro molto bello su questo, recente, di Fabrizio Tonello, L'età dell'ignoranza, che documenta le difficoltà che ci sono nel portare la società contemporanea a un livello di formazione sufficiente per affrontare questi problemi. Non è affatto chiaro che il web, che sembrava una terra promessa, serva poi veramente a migliorare le cose, perché accesso all'informazione non è accesso alla conoscenza, non esiste un accesso alla conoscenza, bisogna accedere all'informazione, bisogna poter leggere, bisogna però poi capire e bisogna anche imparare. È un problema comunque complesso. Allora, intanto che è un dato assolutamente preoccupante, ma francamente
L'affermazione che lo Stato preferisce crescere un popolo di ignoranti per conservare il potere mi sembra un po' un'esagerazione. Cioè, non credo di vivere in un luogo, l'Italia, che ha tanto tanti punti su cui può migliorare, soprattutto la cultura e l'istruzione sono parecchio bistrattate, però sicuramente non ci vedo nessun grosso disegno politico per mantenere il potere su un popolo che non è in grado di affrontare testi scritti. Una ricerca Eurostat pubblicata a febbraio ha individuato ancora una volta l'Italia come il fanalino di coda dell'Europa per quanto riguarda gli investimenti in cultura e istruzione, collocandola all'ultimo, al penultimo posto. Qual è secondo voi il livello qualitativo del sistema scolastico italiano e in che cosa potrebbe migliorare? Si tratta solo di una questione di investimenti economici? Beh, i soldi contano naturalmente, dipende poi soprattutto da quello che si misura, perché abbiamo dei dati PISA, OCSE, sono delle valutazioni, mi pare sono quasi 50.000 studenti italiani, sono, direi senza infamia né lode, i dati italiani sono un poco al di sopra della media OCSE, c'è un fattore molto grave che è il notevole divario tra nord e sud, quindi il nord è al di sopra della media, ben al di sopra, il sud è al di sotto. Quello che sappiamo sulla qualità dell'istruzione è che si impara bene in classi di qualsiasi dimensione in cui gli studenti possono lavorare tranquillamente e in cui gli insegnanti sono ipermotivati. Quindi io comincerei con il rendere attraente anche economicamente il lavoro dell'insegnante proprio per attirare dei giovani che sono brillanti e motivati. Poi magari uno potrebbe introdurre degli elementi come una cultura del lavoro di gruppo nell'insegnamento per permettere di risolvere dei problemi, localizzarli velocemente. Lavorerei anche sulle famiglie, naturalmente, cercando di integrarle nella vita della scuola. Per quel che riguarda poi di nuovo il digitale, ci sono dei dati invece molto più controversi, proprio da PISA OCSE, ci sono delle analisi di Marco Gui e della Bicocca che mostrano che il digitale in realtà produce degli incrementi di conoscenza solo se viene usato molto poco, quando viene usato tanto provoca un peggioramento dei risultati scolastici e soprattutto questi piccoli miglioramenti sono molto correlati con il censo, ovvero chi ha già una buona famiglia alle spalle, per così dire, approfitta di più del digitale di chi non ha una buona famiglia alle spalle. Quindi miglioramenti ci sono tanti, sono possibili, sono sempre possibili in un sistema di insegnamento, però comincerei dai miglioramenti che veramente contano, cioè motivare molto di più gli insegnanti. Dunque, secondo me il problema è che è difficile dare una valutazione sul livello qualitativo del sistema scolastico italiano, perché il sistema scolastico italiano è molto variegato, ci sono degli insegnanti molto preparati che amano molto il loro lavoro e degli altri che sono meno preparati o che portano meno passione. Di conseguenza l'istruzione e l'apprendimento dei ragazzi ne è fortemente influenzato. Secondo me la prima cosa da migliorare è questa. Riuscire a avere una qualità più uniforme nella scuola. E l'altra cosa è che sicuramente c'è bisogno di fare degli investimenti, cioè le scuole non hanno un soldo in questo momento e questo sicuramente non aiuta. Entrambi vi occupate del rapporto tra apprendimento e tecnologie digitali. La scuola e le università italiane sono al passo con lo sviluppo tecnologico e soprattutto devono porsi il problema di essere al passo o di fatto si tratta di ambienti cognitivi diversi? Anche questa è una domanda complessa perché essere al passo già è una domanda normativa, cioè sembra che veramente si debba fare esattamente quello che ci viene richiesto al di fuori dell'ambiente scolastico. E anche l'aspetto cognitivo non è, anche qui non è semplicissimo, non sono proprio ambienti cognitivi diversi, cioè uno può integrare nel suo ambiente cognitivo qualsiasi strumento di conoscenza. Il punto che secondo me ho capito è che si tratta sempre e comunque di progetti pedagogici. Cioè non ha senso di parlare dell'introduzione del digitale nella scuola o di digitalizzare la scuola in generale senza immaginare un progetto pedagogico dietro ed è questo progetto che deve essere valutato. Mettere un tablet, per esempio, nelle mani di ogni alunno non significa nulla se poi non si fa una ricerca su cosa vuol dire fare qualcosa in quel contesto particolare con il tablet. E per questo serve anche una cultura della valutazione. Cioè noi dovremmo immaginare degli inserimenti fatti in questo modo. Si fa un piccolo progetto pedagogico di introduzione di un certo strumento, lo si testa su 100 classi, si fa una verifica rispetto a un gruppo di controllo per capire se ci sono dei veri incrementi. A questo punto si può pensare di introdurre quel particolare progetto. Però quello che si deve introdurre non è un device, non è un oggetto, ma è un progetto. A me sembra questo il punto metodologico fondamentale per il rapporto tra scuola e digitale.
Infatti lei nel suo, una domanda in aggiunta, però lei nel suo libro prende una posizione molto netta rispetto all'iPad. La vuole sintetizzare, in una sintesi collegandola al discorso che ha appena fatto? Allora, io adesso ho parlato di tablet, quando mi si parla di iPad si parla di un'altra cosa, di un sistema chiusissimo che serve a sostanzialmente a fare da vetrina per un immenso sistema di distribuzione di contenuti. Quindi non capisco perché si discuta anche lontanamente dell'idea di introdurre un iPad nella scuola. Quello che si dovrebbero introdurre sono dei tablet neutri con una valutazione dei prodotti che vengono messi su questi tablet. L'iPad è un oggetto che serve a vendere delle app. Sostanzialmente. Quindi il ragionamento riguarda questo, poi sono delle app che sono potenzialmente molto distrattive rispetto ai contenuti che uno vorrebbe poter veicolare, ma non sappiamo ancora bene quali sono tramite tablet. Allora, secondo me devono essere al posto perché la tecnologia offre delle risorse straordinarie che sono super interessanti per la didattica e quindi non utilizzarle significa in qualche maniera intanto rimanere indietro su qualcosa che poi ci accompagna per il resto della nostra vita e che quindi viene conoscere fin da subito. E dall'altra parte chi trascura quella che è una risorsa interessante e che aiuta molto all'interno della scuola. Sono al passo con lo sviluppo tecnologico, le scuole no, non particolarmente, anche se dall'anno scorso le cose iniziano a migliorare perché ci sono un po' di sperimentazioni in corso, c'è il ministero che investe fornendo dei finanziamenti alle scuole per l'acquisto dei tablet per portare questo nelle classi, però comunque continuano a rimanere troppe scuole senza internet, troppe differenze tra le scuole che non hanno strumenti tecnologici a disposizione. Mass Online Open Courses. I corsi MOOC stanno prendendo sempre più piede anche in Italia. Le università utilizzano piattaforme di e-learning con corsi aperti, con diversi livelli di accesso e partecipazione. Si tratta di alternative valide, secondo voi, a un percorso di istruzione più istituzionale? Io da quest'anno noi valutiamo le domande di iscrizione a un master a numero chiuso qui a Parigi e diciamo uno su quattro delle domande che ho valutato io mette nel curriculum la frequenza di un MOOC, alcuni dei quali molto interessanti e prestigiosi. E in realtà ci abbiamo pensato un po', non sappiamo bene cosa fare, perché il vero problema è che non c'è chiarezza su come vengono valutate le persone che seguono questi corsi. Uno mi può dire che ha letto un libro e va bene, uno mi può dire che ha seguito un corso online, è la stessa cosa o è qualcosa di più? Cioè ha una convalida di questo corso? Ed è un problema grosso perché se un corso è seguito da 300.000 studenti, naturalmente non è che io poi dico, vabbè, hai fatto l'esame, ma cosa vuol dire? Hai fatto un esame, c'erano 300.000 esami, chi te li ha fatti? Cioè, non è chiarissimo tutto questo. Ci ho detto, i MOOC sono sicuramente un notevolissimo spunto per la diffusione della cultura più che per la sostituzione di un progetto educativo come quello universitario. È molto importante che tutti possano accedere, guardando il computer di casa, a dei corsi prestigiosi, non soltanto a delle cose che sono fatte senza grande criterio che non può trovare su YouTube. Quindi c'è un controllo di qualità che è sicuramente importante. Usarli nel contesto dell'apprendimento universitario è più complicato. Una cosa su cui stiamo sperimentando è avere dei MOOC che presentano proprio il corso di base, poi però molta discussione in classe. Secondo me ci sono delle cose che ci accompagnano da molto tempo, come la lezione fatta a 10-20 persone in seminario in cui approfondisci un tema che non sono facilmente sostituibili. Poi però uno mi parla di corsi, che non so, a giurisprudenza con 600 studenti in un anfiteatro, ma a quel punto forse il MOOC forse è anche meglio. Tutto È più no, economico anche più utile allo per studente. Il corso magistrale fatto a 600 persone non mi sembra una cosa molto di un buon design educativo. Al tempo stesso non si può veramente sostituire un'interazione con l'insegnante, non si può immaginare di sostituirla con dei film. È un po'. C'è una differenza tra il cinema e il teatro, un po' questa anche l'immagine che uno certo. potrebbe utilizzare. Secondo me siano qualcosa che si affianca, sono degli strumenti molto interessanti, in questo momento, o perlomeno forse per la mia formazione che era fatta in maniera leggermente diversa, continuo a vederli come degli strumenti che si affiancano all'istruzione tradizionale.
dove c'è anche un rapporto che si costruisce con l'insegnante e con i colleghi. Recentemente l'AIE, l'Associazione Italiana Editori, ha fatto ricorso contro il decreto dell'ex ministro Profumo che impone alle scuole il progressivo passaggio dal libro cartaceo al libro digitale. Secondo voi si tratta di un'iniziativa che di fatto vuole solo proteggere una fetta di mercato o effettivamente ci sono delle ragioni che vanno prese in considerazione quando si ripensa al ruolo del digitale nei percorsi di apprendimento? Se uno va a vedere poi le interviste che ha fatto il ministro Profumo nel decreto sviluppo, c'è cioè questo passaggio appunto sullo scorporo digitale, sulla possibilità di avere dei manuali che di fatto sono essenzialmente solo digitali, con un piccolo nucleo che comunque può essere digitale, più dei contenuti che possono essere aggiunti. Però se uno va a vedere le motivazioni sono più anche copiate, guardi, le leggo, perché sono. Dice lui in un'intervista con Alessandro La Terza, la nascita di giganti quali Amazon è una testimonianza di questa tendenza del mercato. La sua norma, quindi va anche letta all'interno di un più generale e crescente fenomeno di sviluppo dell'editoria digitale e del settore della scolastica che, rivolgendosi a studenti nativi digitali, deve subire necessariamente un'accelerazione in questa direzione. Quindi era comunque un decreto che pensava al mercato e non all'istruzione, cioè nasce come un decreto di mercato, vuole creare una fetta di mercato, c'è una reazione di una parte del mercato. Questa mi sembra una dialettica abbastanza estranea a problemi culturali o pedagogici. Quindi la risposta dell'AIE è una risposta a un'aggressione di tipo economico. E Quello. dall'altra parte, no, dica scusi. Allora, ripensare il ruolo del digitale nei percorsi di apprendimento, la scolastica è uno dei casi, secondo me, più interessanti in cui bisognerebbe fare un enorme investimento intellettuale, un enorme investimento di design, un po' la parola chiave in questo caso. Io ho citato una discussione che ho avuto con Marco Sant'Ambrogio, che è l'autore del manuale di scrittura non creativa, sui manuali. I manuali che sono stati fatti negli ultimi anni tendono ad essere dei manuali di informazione, cioè contengono magari 700 pagine di informazioni. Questi non hanno più molto senso in un momento in cui è facile ottenere informazioni altrove, in particolare su Wikipedia, se uno vuole usare strumenti di questo tipo, poi se ne potrebbe anche parlare. Quello che non ha senso è immaginare di trasformare questo tipo di manuali in una versione soltanto digitale, cioè il manuale dovrebbe essere ripensato completamente, essere un oggetto che dà in una versione molto compatta i principi fondamentali di una materia. E manuali di questo tipo sono molto difficili da scrivere. Tipicamente li scrivono delle persone che hanno insegnato per tutta la vita, perché sanno quali sono le difficoltà di insegnare queste cose. I buoni manuali sono veramente manuali che vengono alla fine di una carriera, sono molto compatti, molto piccoli, possono essere dei librettini, e poi se uno vuole si va a cercare le informazioni o gli esercizi altrove, questo è un altro discorso. Ma non è l'idea di digitalizzare dei manuali di 700 pagine o addirittura di far sì che i docenti vadano ad autocostruirsi dei manuali andando a pescare le informazioni qua e là sulla rete, perché il manuale richiede veramente un enorme investimento concettuale ed è su questo che io vorrei veramente attirare l'attenzione, non tanto sulla questione di poter spostare facilmente i manuali sul digitale, ma su ripensare completamente la struttura dei manuali, digitali e non digitali. Ma qui non saprei da che parte iniziare perché mi sembra tutta una questione abbastanza ridicola. Non si può imporre ritengo perlomeno che non si possa imporre per legge che i libri debbano essere digitali. Dall'altra parte è abbastanza ridicolo che gli editori non si pongano il problema di rinnovarsi in un momento in cui il settore dell'editoria è in crisi e le scuole stesse, pur in carenza di fondi, tendono a occhieggiare all'uso delle nuove tecnologie in classe il fatto che gli editori non pensino, o perlomeno ci arrivino con molto ritardo a pensare di dover entrare in un mercato diverso e prendano di petto una legge, mi sembra una scelta quantomeno miope, mettiamola così.